Molto spesso, capita che le nostre aspettative, le nostre presunzioni, siano altamente condizionate, per così dire, dal luogo in cui ci troviamo. Mi spiego meglio, quando ci troviamo in discoteca, ad esempio, ci aspettiamo di vedere gente che balla, grida, beve, parla, giusto? Sicuramente non ci aspettiamo di vedere gente che gioca a carte. Così come a scuola ci aspettiamo di studiare, di fare lezione, e non di giocare o oziare. È buffo però, come alle volte, queste nostre aspettative vengano brutalmente infrante. Dalle cose più futili, come un bambino giocondo che cade in terra, o un uomo sbadato che inciampa, a quelle più tragiche, come gli incidenti mortali, le stragi, gli assassini. Come detto all'inizio, le nostre aspettative sono spesso contaminate dal luogo in cui ci troviamo, ricordi? Bene, ora voglio renderti certo che quanto dico è vero, con un altro semplice e piccolo esempio. Avresti mai pensato che ora, mentre sorridente e leggiadro, ozi al computer, nella tua casa, rifugio prediletto della tua serenità, un uomo avrebbe devastato completamente la piacevole atmosfera di tranquillità e sicurezza con una semplice recisione dell'arteria carotide?